Buongiorno a tutti, io sono uno dei membri del comitato operativo di questo Centro Sviluppo Sostenibilità. Che cos'è prima di tutto? Allora, il Centro Sviluppo Sostenibilità è un accordo di partenariato, quindi è un accordo tra soggetti pubblici e privati, in modo particolare promosso dall'Università degli Studi di Brescia, e all'interno di questo accordo c'è Camera di Commercio, Confindustria, A2A, il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e Fondazione CAB. È un grande tavolo di confronto, prima di tutto. Qual è la volontà del CSS, che è l'acronimo che ci caratterizza? È quello di creare una vision, una strategia per il territorio sullo sviluppo sostenibile. È un esempio unico in Italia. E questo è un fatto che ci caratterizza un po' come bresciani, la sperimentazione, secondo me. Cosa stiamo facendo? Prima di tutto stiamo cercando di convergere, perché parlare di sostenibilità vuol dire inevitabilmente parlare di conflitti. Gestire il tema della sostenibilità non è facile, soprattutto quando gli si vuole dare un carattere operativo. Siamo in stato avanzato di costruzione della strategia di sviluppo sostenibile, quindi di questa vision per il territorio bresciano, e chiederemo agli enti che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato degli impegni concreti ovviamente nell'ambito delle proprie competenze. Ma la vision alza lo sguardo rispetto alla competenza del singolo ente per poter essere una guida per le scelte degli altri attori che partecipano alla trasformazione del territorio. E tenere questo sguardo alto è importantissimo, perché è quello che ci consentirà di fare che cosa? Di gestire prima di tutto la transizione del territorio, perché abbiamo prima la transizione da dover gestire, e poi di innovare. Ma il tema della sostenibilità come lo stiamo affrontando? Allora, il CSS ha un comitato di indirizzo, che è composto appunto dai player che vi ho detto prima, e un comitato operativo, la manovalanza. Io faccio parte del comitato operativo, dove un gruppo di lavoro corposo di ricercatori universitari lavora alla costruzione della strategia insieme e in sinergia con gli altri partner. A che punto siamo? La strategia dovrebbe vedere la luce agli inizi del 2022. Da quanto tempo lavoriamo? Ci abbiamo messo un anno. La parte più difficile del lavoro è il posizionamento, la costruzione dei dati. Perché per fare una strategia bisogna misurarci alla scala adeguata, perché le strategie territoriali di sviluppo sostenibile sono sito specifiche. Prima c'era una bellissima immagine del territorio proposta qui dietro, suppongo che fossero le colline senesi. Vinco facile, non ho sistema industriale. Parlo bene di sostenibilità se non ho un sistema industriale. Brescia non è così. E questo è un tema. L'altro aspetto è che questo tavolo vede un elemento di raccordo costituito dagli operativi dell'università con il tavolo di indirizzo. E quindi si gioca su due livelli. Una parte operativa di discussione, e poi si torna al livello del decisore politico, composto appunto dai vari player del comitato di indirizzo. E quindi lavoriamo sotto questo aspetto. L'altro aspetto su cui stiamo lavorando è il supporto al Comune di Brescia alla candidatura di European Green Capital, perché se vogliamo guidare la transizione dobbiamo anche supportare gli attori che si vogliono mettere in discussione in questa direzione. Un altro passaggio è il fatto che abbiamo costruito un tavolo di confronto sulla gestione dei progetti per il PNRR. Stiamo lavorando in modo stretto con i vari player per andare a individuare i bandi, per coinvolgere i vari soggetti idonei. Perché? Perché se vogliamo governare la transizione dobbiamo anche metterci in discussione sotto questo aspetto. E l'ultimo punto è legato anche alla crescita culturale del territorio, perché anche questo è importantissimo. E quindi a livello operativo funzioniamo come elemento di raccordo.
elemento di raccordo tra la ricerca fatta in università, la costruzione di una vision e la comunicazione di questa vision, con una concretezza di fondo che sarà rappresentata dalla strategia di sviluppo sostenibile, che sarà messa a disposizione di tutti. Gli impegni verranno chiesti agli attori che fanno parte dell'accordo.